È stata una festa dal sapore di Serie A. Buona, diciamo, la prima per il Palermo che ieri allo stadio Renzo Barbera ha sconfitto per 6-0 le vecchie glorie rosanero. In grande spolvero il bomber Ricciardo, ma ieri comunque tutta l'attenzione era appunto per le vecchie glorie come Miccoli, Toni, Zaccardo, ma anche giocatori più stagionati come Chimenti e Montesano. È stata una festa, più di 20.000 spettatori allo stadio Renzo Barbera hanno infatti acclamato sia il Palermo che domenica tra l'altro giocherà la sua prima giornata di campionato di Serie D a Marsala, che comunque le vecchie glorie che suscitano sempre emozioni e soprattutto fanno venire i brividi. C'era attesa per l'accoglienza del popolo palermitano a Miccoli e Toni e sono stati solamente applausi per entrambi, che comunque negli anni addietro sono stati discussi per cause decisamente differenti. Il Palermo ha comunque dimostrato di essere già in forma e comunque di potersela già giocare alla prima contro il Marsala in un campo che sicuramente sarà ostico, ma se il Palermo dovesse fare il Palermo potrebbe già non esserci storia. La gente partecipa perché giustamente comprende di essere protagonista. Credo che oggi tutta questa gente non sia neanche a vedere, sia venuta per vedere una partita di calcio, perché era una festa, non vinceva e non perdeva nessuno, vinceva comunque il Palermo, quindi è la dimostrazione che la gente è venuta soltanto per partecipare e perché, come c'erano quegli striscioni sull'appartenenza, perché il Palermo ci appartiene. È stata una bella iniziativa del presidente Mirri e dei suoi collaboratori. Sono contento di aver partecipato a questa serata, di gioia, c'era tanto pubblico. Ho rivisto vecchi compagni di squadra e altre leggende che hanno fatto grande il Palermo negli anni. Quegli anni dove ero io sono stati anni meravigliosi, a Palermo devo tanto, con la maglia del Palermo ho conquistato la maglia della nazionale. Sono sempre simpatizzante rosanero e faccio il tifo per il grande Palermo che ritorni dove merita, cioè in Serie A, nel calcio che conta. Io ho già dato, è stato penso una gran serata, c'era lo stadio pieno, speriamo che con questo clima torni un po' di entusiasmo, una società nuova, penso che ne abbia bisogno, perché non è mai facile ripartire da zero, soprattutto ripartire dalla D, che sarà un campionato difficile, quindi penso che è andato bene. Abbiamo un po' ceduto nel secondo tempo, ma è un calo normale. Alla fine penso che si è chiuso un cerchio. Io qua ho fatto 2 anni stupendi, sono stato molto bene, mi dispiaceva tanto quando mi fischiavano, però sapevo che erano più fischi cioè che comunque la gente mi voleva sempre bene, perché l'affetto che trovavo dai tifosi palermitani in giro per l'Italia era tanto. E stasera abbiamo chiuso questo cerchio, sono contento perché è sempre bello tornare qua, in una città dove, come ho detto, ho fatto 2 anni fantastici, mi hanno lanciato nel grande calcio e quindi sono stato molto contento di essere venuto e soprattutto di aver ricevuto gli applausi.